Si è insediato da circa 6 mesi, quindi sta imparando un po' alla volta la lingua italiana. Benissimo. Un francese. Vi ringrazio per l'invito. Sei il dottor. È molto lieto di essere qui. E in bocca al lupo e buon lavoro. A tutti i lavoratori, ma anche ai patronati. Grazie. Vi ringrazio dell'invito. Forse ci sarebbe voluto molto più tempo per rappresentare quello che viviamo in questi giorni e quello che sta accadendo in queste ore, però è stato già in modo straordinario annunciatoci dal Vescovo e da chi mi ha preceduto, e allora diciamo che io do il taglio più tecnico relegato al ruolo che mi compete, che è quello di dirigere la sanità territoriale di questo territorio. In una condizione che ci ha dato poco spazio per poter programmare e dare sfogo a quello che erano e sono le potenzialità di queste terre. Voi amate dirvi terra di lavoro, io amo definirvi, essendo un napoletano, la terra dell'essenziale. Perché quello che ci ha contraddistinto in questi 2 anni terribili è stato quello di aver prodotto un qualcosa di essenziale, tant'è che ha presentato l'azienda sanitaria di Caserta come modello non solo in Campania, in Italia, ma anche all'estero per come ci si è comportato sul profilo della pandemia. Oggi stiamo lavorando sulla riorganizzazione. In termini strutturali, in termini di risorse umane, in termini di risorse strumentali, in termini di modelli. Parlavo poco fa con la segretaria generale della regione, la dottoressa, che ho avuto il piacere di conoscere indirettamente attraverso colleghi vostri dell'azienda Vanvitelli, che prima dirigevo in qualità di direttore sanitario, rispetto alle difficoltà e alle opportunità che ci rappresenta il piano nazionale di resilienza e di rinascita. E ricordo a tutti quanti, ma per il mio passato politico, io sono un socialista, un vecchio socialista, allora amiamo guardare le cose anche in una prospettiva, la visione del futuro, di quello che ci comporta. Noi dobbiamo ricordarci tutti quanti noi che sono finanziamenti in conto capitale, quindi sono debiti. E quando sono finanziamenti in conto capitale devono essere utilizzati per mettere su idee di crescita. E noi su questo dobbiamo stare attenti, perché mentre il fondo viene utilizzato per riequilibrare il gap del meridione rispetto alle regioni più fortunate e più ricche, loro si avvantaggiano di questo finanziamento e noi dobbiamo ancora ricostruire le strutture o ripartire dalle macerie. Però significa che noi alzeremo muri e in quelle mura dobbiamo mettere gli uomini. E gli uomini ne sono pochi, noi viviamo ancora con una grave carenza strutturale in termini di risorse umane, siamo ancora sotto, abbiamo ancora il vincolo del famoso 1,4% in meno del 2004, a differenza delle regioni del nord che sono andate ben oltre, mentre noi dobbiamo rispettare i piani di rientro e tenerci dentro queste difficoltà organizzative, gli altri vanno sempre più avanti. Allora in questo un po' forse non basta solo la politica, ma servono necessariamente i corpi intermedi, e siete voi. Ringrazio di avermi invitato, perché ritengo che questa è la prima occasione di parlare insieme, in presenza. Erano 2 anni che ci mancavano queste occasioni, e questa sera, per la verità, la CISL apre questa campagna di dibattito in presenza, credo importante, soprattutto perché il rapporto e il contatto umano credo che faccia meglio a
ai famosi contatti telematici. Ora, il tema di questa sera, la CISL, il territorio, la politica, da questa sera credo, le ho letto la relazione di Giovanni Letizia, persona competente, lo diceva prima il Presidente della Camera di Commercio, equilibrata insieme a tutto il mondo sindacale della nostra provincia, possiamo iniziare a dare un contributo di maggiore crescita. Abbiamo un apparato amministrativo molto competitivo, il sindaco di Caserta che ha secondo mandato rilancia la città di Caserta, e la città di Caserta è la guida per la nostra provincia. C'è il sindaco di Aversa, la città normanna. Abbiamo una provincia ricca di cultura, di presenze, di essenze necessarie per poter rilanciare il nostro mondo, non soltanto economico ma anche culturale. Ora abbiamo abbandonato, me lo auguro, una guerra silenziosa con un nemico invisibile. Si apre nel cuore della nostra Europa una guerra invece fatta al tipo classico. Eravamo dimenticati nella vecchia Europa il vento di guerra, una guerra che è piombata sulla nostra comunità, che insieme a tante altre cose potrà rallentare ancora ulteriormente la crescita di cui tutti noi ci auguravamo che ci potesse essere già in questo anno, dopo la pandemia, con le risorse che arrivano dall'Europa. Dobbiamo stare attenti, c'è bisogno di tenerci insieme, di guardare al futuro con un programma serio, oculato, in cui le risorse che ci sono dobbiamo utilizzarle per crescere. Dobbiamo evitare che queste vadano consumate per la speculazione finanziaria che questa crisi energetica sicuramente ci darà. Ora l'attenzione del mondo del lavoro ad un nuovo patto per Caserta, credo che lo dobbiamo rilanciare, con tutti voi è necessario farlo, con le istituzioni locali, perché il lavoro vada al centro della discussione e soprattutto con il lavoro ci sia il rilancio economico e culturale. Io vi ringrazio per questa bella occasione, sono sicuro che si ripeteranno. Faccio gli auguri a Giovanni Letizia per la sua riconferma. Ritengo che la CISL in questa provincia sia un sindacato importante e sia un valido sostegno a tutte le iniziative, sia politiche che sindacali, del futuro. È un piacere partecipare al congresso provinciale della CISL, l'11º, peraltro un congresso importante perché è il congresso elettivo, quindi è giusto celebrare anche questo momento. E io sarò nel rispetto dell'elezione scaramantico e quindi farò gli auguri solo a seguito del risultato elettorale, ma in questa fase posso consentirmi invece di rivolgere i complimenti e un ringraziamento al segretario, a Giovanni Letizia, che, come è stato già detto poc'anzi da chi mi ha preceduto, ha svolto insieme al sindacato casertano che è qui presente, insieme quindi oltre alla CISL, alla CGIL e alla UIL, un lavoro importante per questa provincia. E credo che quando questo venga riconosciuto soprattutto da un'associazione datoriale, da Confindustria, sia qualcosa di veramente importante per il bene della provincia, del territorio e dei suoi lavoratori.